30 settembre 1382. Trieste diviene asburgica. Libero comune da un secolo, Trieste venne presa d'assedio dalla Repubblica di Venezia. Dopo 10 mesi, rifiutando di rassegnarsi a divenire una colonia della Serenissima, non le restò che appellarsi alla protezione della Casa d'Austria, impersonata, in quel XIV secolo, dal duca Leopoldo III. Uno scudo che cambierà per sempre l'antica impronta della città, proiettandola verso un rapido sviluppo economico. La sua naturale posizione geografica la trasformerà in un ponte tra nord e sud, est e ovest e tra Mediterraneo e Mitteleuropa. Questo ruolo culminerà nel porto franco di epoca teresiana e successivamente in quello industriale e commerciale oggi noto come Porto Vecchio. Nel 1882, per celebrare i 500 anni dall'atto di devozione del capoluogo giuliano alla Casa d'Asburgo, venne eretto un monumento in bronzo, l'effigie di una donna, allegorica figura di Trieste, con il braccio destro alzato in segno d'esultanza. Il legame con le sorti degli Asburgo sarebbe perdurato più di 5 secoli, sino al passaggio all'Italia del novembre 1918, al termine del primo conflitto mondiale. Ed è allora che il simbolo di una legittima scelta viene gravemente danneggiato da vandali nazionalisti. Imbrattandolo di vernice verde, bianca e rossa, costoro pretendevano di cancellare la storia. Ma come in tanti analoghi tentativi, lo sfregio colpì soprattutto la loro causa.